strada per stare già da chi mi vede questo state. Thank you.
adesso fate la stessa cosa senza parlare, ma pensando in questo modo. Pensando in questo modo, cioè la frase cercate di vederla in modo fotografico. Se c'è qualcosa che vi impedisce, se avete qualche ricordo cattivo, avete dormito male, oppure il cappuccino era non buono, eccetera, ecco, queste cose cercate di rimuoverle immaginando fisicamente di buttarle lontano. Al loro posto fate arrivare la frase. Una frase che prima si presenta in lontananza nebulosa e poi si avvicina piano piano e voi la fotografate come se fosse davanti a un obiettivo, mettendola sempre di più a fuoco, quindi la nebbia intorno ad essa si grada, sembra una cosa pastoriana, la nebbia intorno ad essa si grada e la frase appare sempre più nitida, sempre più nitida. La leggete in silenzio però stavolta, quindi mettetela in modo che tutte e due possiate leggerla e associatela possibilmente a una sensazione piacevole, può essere qualsiasi cosa di vostro, anche un suono, un ricordo, qualsiasi sensazione piacevole, però fatelo in silenzio adesso. Via. Adesso ditemi se vi sentite pronti. Avete più o meno chiara la frase, abbastanza ben memorizzata, diciamo? Sì o no? Se no vi lascio un minuto ancora, eh? Allora, per coscienza, guardatela mezzo minuto. Adesso datemi questi fogli. Guardalo un altro pochino e poi... va bene. Lavori con loro due, tu, eh? Ricordatene, bravi, ecco qua, ma che meraviglia! Ecco qui, ecco, di questi non ce ne facciamo niente. Dov'è il senso delle immondizie? Allora, adesso vi darò un nuovo foglio. Ci sono due istruzioni, la prima e la seconda. Leggete la prima ed eseguite solo la prima. Va bene? È leggibile. Se non c'è, se non è chiara, mi chiamate, però dovrebbe essere leggibile. C'è l'istruzione A e la B. Fate per il momento solo la A. Via. Insieme. Eh? Sì, sì. Sì. No. Ognuno per conto proprio e poi. Velocissimamente, un razzo sarò. Solo la prima indicazione, fate solo il primo lavoro, il secondo ve lo dirò io quando farlo. Ecco qua.
Bene, allora a questo punto dimenticate questa fase A e passate direttamente alla fase B. Leggete attentamente l'indicazione. Ok, adesso comincia la fase dell'azione, consultazioni cambiando posto. Allora, questa coppia prende il posto di questa coppia, scambiatevi. Scambiate. No, due. Cambiare il posto e unitevi, formate un quartetto, un circolo, sempre con quel compito. Aspettate, voi così? Dieci. Benissimo, infatti adesso vi dico com'è andata, no? Le prime nove, anche ho adottato un criterio strano, le prime nove sono di Butler, no? E le ho fotocopiate pari pari da lui. L'ultima invece, proprio per non usare il mio solito linguaggio poetico riconoscibile, ormai orribile anche, sono andato a prendere un bel libro di Hegel e ho fotocopiato un pezzo dell'ottica. Mi sembra io, che ho detto io. Ecco, quindi 9 sono di Butler e avete indovinato, e una di Hegel, no? Hegel, la logica come pensiero e come rappresentazione. Pagine 400, la terza pari, lire 34.000. Invece l'altra di Butler, pagine 140, lire 20.000. Astrolabio. Va bene, allora adesso facciamo un'ultima cosa. Oh, siccome per questa cosa avrete bisogno anche delle cartelline, ma ricordatevi che tutto quello che avete fatto, da quando siete entrati, da quando avete girato le sedie, eccetera, tutto c'entra. Allora, prendete le cartelline e poi riprendete la stessa posizione di prima. Di prima? Sì, cioè no, di prima di nuovo. Sì, di prima delle cartelline. Va bene. Adesso dovete fare due cose.
prima discutere tra di voi e poi scrivere. Quindi quando è chiusa un po' la discussione, scrivete, perché quello che scriverete mi servirà un po' per studiarci sopra. Va bene? Ecco, quindi vedo un po' che posso fare con ciò che voi mi scriverete. Allora, quindi anche sarà il succo poi della vostra discussione, no? La discussione deve vertere su quali sono le frasi, una o due, massimo tre, ma due mi bastano, che vi hanno più impressionato nel testo, cioè le prime nove, perché la decima l'abbiamo ormai, è vero, è eliminata, no? Tra quelle nove, quelle che vi hanno più impressionato, e discutetene anche di questo. Poi, di tutto quello che avete visto, cioè qual è l'elemento di tutto quello che voi avete fatto, quindi visto a voi di fare, non a me, io non c'entro niente, eh? Io sono un animatore, un clown se volete, ma tutto quello che avete fatto voi, qual è l'elemento che vi ha più, diciamo, convinto e che è più in linea con quelle nove cose che avete letto? Basta, tutto questo. E a che servirebbe, ovviamente, tutto quello che avete visto di fare? Va bene, a che servirebbe? Allora, prima discutete, poi quando è finita la discussione buttate giù qualcosa, potete fare così anche, che gli altri dettano e uno scrive, oppure chi si vuole riportare anche le sue cose a casa. È possibile che le mie due frasi non siano le stesse? Appunto, discutetene, però dovrebbe uscire... Uno per gruppo. Uno dice a me, ma però deve anche motivare, diciamo, no? Certo che non potrebbe essere la stessa cosa, allora fate ognuno il suo, però la discussione deve essere a quattro. Bene, partite! Ma volete la musica? Sì! Almeno la voce di più se legata a un'esperienza di scelta. A me mi piacerebbe. E poi a questo punto possiamo puntualizzare dicendo teniamo queste due cose, lo stimolo della curiosità e della convinzione di poter cambiare. Stai dettando pure noi. E la convinzione riuscire a lo sviluppo della promozione, l'incoraggiamento, come se diciamo così l'eliminazione dei blocchi, riteniamo scossore la sicurezza e crescere della convinzione. Non siamo noi che lo dobbiamo mettere, dobbiamo stimolare, dobbiamo trasformarla, dobbiamo